bentrovati cari amici del Coffee Break. Siamo in compagnia della comunità di Giovanni che ha scritto e redatto il prologo del Vangelo, cioè l'inizio, l'introduzione, che sono quei versetti, quei 18 versetti che aprono l'intero scritto. Abbiamo già avuto modo di vederne un versetto lunedì, il versetto 5. Oggi ci concentriamo su un altro versetto che ci dà un'altra prospettiva ed è questa. Il versetto, il numero 9, dice così: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Abbiamo visto come la luce è la vita, è l'accessibilità dell'uomo ad entrare in relazione con un Dio che sarebbe stato altrimenti lontano. La redazione giovannea ci dice adesso un'altra verità, che è molto bella e sulla quale forse non riflettiamo mai abbastanza. Con l'incarnazione, cioè col Natale, cioè con l'ingresso di Dio nella storia attraverso un bambino concreto, una famiglia concreta, si spalanca una dimensione universale di salvezza. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo oggi. Vi è un'esperienza antica che è quella che hanno fatto le persone che hanno conosciuto storicamente Gesù di Nazareth, il Cristo, ma vi è un'apertura eterna. Chi riconosce in quel bambino la luce può essere illuminato oggi. La salvezza è offerta per tutti, non solo, ma anche per tutti i tempi. Credo che sia un annuncio bellissimo che fa partecipi anche gli ascoltatori di questo testo del nostro tempo con questa gioia nel cuore che viene da questa possibilità offerta. Ci prendiamo il nostro caffè.